Qual è la ricetta vincente di Pordenone in vetta alla classifica annuale sulla qualità della vita? Secondo il sindaco Ciriani, la spiegazione risiede nel gioco di squadra. Negli ultimi 5 anni le classifiche, voi dei giornali economici, voi delle università, voi di quegli osservatori che controllano l'andamento della qualità della vita nelle città, ci hanno sempre premiato, fino a portarci, come in questo caso, in cima alla classifica, al primo posto. Secondo me questo è frutto di un lavoro di squadra, di un sistema che mette insieme le istituzioni, tutte, pensate alle forze dell'ordine, al comune, al sistema sociale, e poi mette insieme anche però gli operatori economici, i nostri imprenditori, i cittadini, le associazioni sportive, quelle culturali, cioè tutti i soggetti della comunità che valorizzano gli elementi di forza del territorio e che consentono di garantire una qualità della vita particolarmente alta. La graduatoria d'Italia Oggi, Università La Sapienza, premia tutta la provincia, nella quale il capoluogo fa da traino. Ma per il sindaco di Pordenone ci sono ancora margini di miglioramento. Esistono ancora potenzialità inespresse che ci consentiranno, se adeguatamente valorizzate, non solo di mantenere questo posto in classifica che è prestigioso, ma soprattutto di aumentare la qualità dei servizi a favore della nostra comunità e di adeguarli a quelli che saranno anche i cambiamenti che dovremo affrontare. Pensate all'invecchiamento della popolazione. Per cui dico, ci sono elementi di forza di cui andare orgogliosi e il cui elemento distintivo è stata proprio la capacità di fare squadra, che è un'affermazione retorica in molti altri contesti, che qui invece ha trovato una declinazione operativa, concreta.